Realmonte augura buon Natale a tutti in questo modo, con un grande lavoro di squadra, una piazza gremita di gente e l'associazione Acquarinto, la scuola, l'istituto comprensivo Garibaldi, la parrocchia, la caserma dei carabinieri, il comune e l'amministrazione, il banco alimentare, 50 signore che hanno realizzato l'albero che è alle mie spalle, il distretto turistico e le famiglie hanno contribuito a rendere magica una serata davvero magica, dove tutti quanti in sinergia, ciascuno per la propria competenza, è riuscito a dimostrare che la direzione della bellezza è valorizzare il territorio attraverso le risorse che quel territorio ha. E per esempio per l'albero abbiamo avuto 50 signore, lo dicevo prima, la più piccola 14 anni, la più grande 86 anni, con un passaggio di competenze e tradizioni da una generazione all'altra, la parrocchia, i ragazzi ucraini, il ragazzo e ospite dell'Acquarinto, insomma anche la solidarietà, anche l'accoglienza, perché Realmonte è anche questo, è un paese che accoglie, è un paese che ama, è un paese che ospita, facendo integrare gli altri. Io come sindaco della comunità non posso che essere non solo soddisfatta ma anche veramente contenta per questo grandissimo risultato. Il lavoro di squadra può valorizzare un territorio e lo può fare crescere sia dal punto di vista culturale ma anche sociale ed economico. Quindi, che dire, da Realmonte auguri a tutti.